Vorrei che Vostra Eminenza mi favorisse di farmi sapere se son costì certi castrati che io sentii quando fui in Toscana. Vedi tuo padre essere messo sotto indagine, vedi i tuoi figli, i suoi nipoti essere anche così colpiti da questo e ti viene la voglia di dire, beh, però tu sai chi è tuo padre, no? Ormai hai 21 anni, è tempo che tu sappia di chi sei figlio. Posso solo dirle del debbio che io a Pasqua cucinerò l'agnello, mangerò l'agnello e farò in modo che molti italiani continuino in questa tradizione. Ed ora parliamo dei cosiddetti insetti alieni, perché nel nostro paese sono in aumento e fra l'altro portano una serie di nuove allergie. Oggi abbiamo avuto alcune delle migliori menti del paese a parlarci di futuro. Parlato un tribunale e quindi ha stabilito che il fidatevi di me non ha un valore giuridico. E a Beppe Grillo, che ha messo in discussione il rapporto tra me e mio padre, io ho soltanto una parola da dire, una sola. Caro Beppe Grillo, virgola, vergognati. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Grazie, ci sei? Ci senti? Evidentemente c'è qualche problema con l'audio di questo collegamento. Ok. E allora, possiamo lanciare i pezzi che abbiamo in programma, che sono quelli dei servizi che abbiamo in programma, che sono quelli del collega Alessio Zucchini e poi appunto quello di Grazia. Grazie a lei. Grazie a lei, ci sei? Mille uomini alla caccia del killer. Il killer Igor, Igor o Igor. No, si pronuncia Aigo. Ma mi hanno detto che era Igor. Beh, avevano torto, non le pare? Che coltello è quello lì? Questo è un coltello classico da macellaio, il cui uso si perde nei secoli. Igor, gli altri sono tutti Igor, il russo clandestini, è la caro dimostrazione, Casarini. è la dimostrazione. Non Questo qui si era può qua, più. aveva fatto L'Africa in rapine, Italia non non poteva. ci sta. Allora, L'Africa in Italia non ci sta. Il ascolti, 7% vede, al vede di cosa Ma sta no, vede, parlando. al L'Africa in Italia non 7% ci sta. non ci Cosa sta, c'entra con certo. Igor il Non russo può, questo? ma come cosa c'entra? Buone, buone, Ma perché il buone, buone. 100% di A me sembra che reati questa in sia la grande differenza per favore, con ogni il volta 2004 strumentalizzate passa quello che dietro una abbiamo telecamera. detto. No, 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 Ma no, no. non Allora, parlo di qua migranti, abbassiamo pure clandestini. tranquillamente i microfoni. Conosci Berlusconi? E no, De nome? ma no, sì, no, personalmente no, però sai chi è. Guarda, al latte all'agnello. El sertado, come si chiama? Il serto. Il cordero. Cordero, cordero. Il cordero di Cordero! Montezemolo! Il cordero di Montezemolo! Eccolo là, è vero, si dice. Conosci. Cordero, cordero. Cordero! E quindi cordero vuol dire agnello. Infatti. Agnello, agnelli! Dai un bacino a Paolo, Sì, che è il tuo preferito, dai. sì, Dai il anche. bacino a Sì, Paolo. sì, sì. Allora, Dai, via. spiegami dove sei. Non fare l'idiota, spiegami dove sei. Ma come no? Dove Come sei? l'idiota? Dai, Lei ti voleva baciare, questa poi parla. Come? Mamma, di mamma. Come parla? In realtà c'è stata una manipolazione per cui viene attribuita a Romeo una frase detta da Italo Bocchino che aiuta nella comunicazione. Guarda,